Sono il governo del cambiamento, stanno cambiando idea ogni giorno. Io non so se dire, bravi, avete cambiato idea sui vaccini, non faccio il tempo a finire la frase, che hanno ricambiato idea. Più che un movimento, uno zigzag. La signora la sono portata da casa, è mia zia, non quella che vende i sacchetti di plastica. Siamo stati i primi a dire che quello dell'immigrazione era un tema europeo, ma per risolvere il problema europeo non prendi in ostaggio 150 povere persone che hanno subito tutte le violenze e lo fai soltanto per avere un consenso elettorale sui sondaggi. Io l'ho detto alle feste dell'unità, preferisco perdere un punto nei sondaggi che perdere la dignità di appartenere all'unica razza che è la razza umana. Marco Minniti che andava in Libia a risolvere i problemi, Matteo Salvini va a Cervia, che bellissima Cervia, però ti fai vedere la foto, Vicky. Alle 3:30, mentre doveva essere in Libia a cercare di risolvere i problemi, alle 3:30 ho fatto la foto, non è colpa di Cervia. È arrivata la sentenza che dice la Lega deve dare 49 milioni di euro, e Salvini ha risposto, ma io non ce li ho. Gli ho detto, scusa, ma questa è una sentenza. Ma non importa, ho visto i sondaggi, gli italiani stanno con me. No, ma ci sta, per carità di Dio. Oh, sono un esperto del settore, Salvini. La ruota gira, sappilo. Sono un esperto del settore, per carità. Avete attaccato il Matteo sbagliato. I costituzionalisti che erano sempre in servizio permanente sulla deriva. Gli editorialisti del Fango Quotidiano, sempre pronti a dire quello del PD, probabilmente c'ho un cognato che ha un nipote che ha la litosi, indaghiamolo. Grosso problema la litosi. Questi sono 49 milioni di euro. È grave quasi quanto la litosi. C'è un problema. Hanno delle persone, hanno una classe dirigente che, lo dico con molta serenità, con molta tranquillità, con molta sincerità, è una classe dirigente di scappati di casa. Il problema è che questo paese, dove i dirigenti parlano di rispettare i confini, ha perso un confine, non il confine alla frontiera, il confine tra la realtà e la finzione. È mai possibile che sui vaccini si possa improvvisamente fidarsi del cugino della taverna? Io ci sono, come insieme a voi, e anche se non sono il